È giunta ieri sera la PEC da parte delle Ferrovie dello Stato che annunciano il dissequestro della stazione ferroviaria dopo il crollo con riferimento del 10 luglio scorso. Anche il primato del 2022 relativo al settore crociere nel Mediterraneo vedrà una lotta a due fra Civitavecchia e Barcellona. Si annuncia una vittoria al photo finish. Continua a tenere banco sulle reti nazionali la vicenda dell'anziano segregato in casa dalla moglie. Ieri doppio appuntamento su Canale 5 con Barbara D'Urso e con Rai 1 con la vita in diretta di Matano. Mattinata di proteste per gli studenti degli istituti cittadini. In occasione della mobilitazione nazionale anche civitavecchesi hanno risposto presente contestando le decisioni del governo Meloni sulla scuola. Torna a giocare in trasferta la NC Civitavecchia che domani alle 17.30 farà visita al Pescara. I rossocelesti vogliono bissare la vittoria di sabato scorso con il Latina per confermarsi. Buonasera dalla TRC Giornale. La stazione si appresta a riaprire i battenti. A 4 mesi e 10 giorni dal crollo avvenuto il 10 luglio scorso di una parte del cornicione con tanto di ferimento di una turista è arrivato il dissequestro dell'edificio da parte della Procura della Repubblica. Già riaperto il binario 1, si lavora per far tornare al loro posto il bar e la biglietteria, ma sentiamo. Ci siamo quasi. La stazione si appresta a tornare quella che era prima del 10 luglio scorso, la data nella quale una parte del cornicione del lato della facciata crollò e finì addosso ad una turista, rimasta nell'occasione ferita ad una gamba. La Procura della Repubblica, effettuate tutte le indagini del caso, ha dissequestrato lo stabile che fino a 4 mesi e 10 giorni fa ospitava il bar e la biglietteria. Il primo risultato positivo della notizia, annunciata dai diretti interessati da RFI tramite PEC, è la riapertura a partire da questa mattina intorno alle 12 del binario 1, per mesi rimasto interdetto al pubblico perché visto che attigua lo stesso cornicione crollato su un lato della facciata esterna. Il secondo passaggio, che sarà ultimato presumibilmente all'inizio della prossima settimana, riguarda lo spostamento della biglietteria e del bar nei vecchi e più ampi locali, dopo essere stati ospitati temporaneamente nei piccoli spazi dell'ex farmacia comunale adiacente. Giusto il tempo di completare le attività di manutenzione nell'edificio, settare le biglietterie elettroniche e il passaggio sarà ultimato. La stazione tornerà quindi a fornire servizi a pieno regime dopo 4 mesi e 10 giorni di indubbie difficoltà. Come si ricorderà, Telecivitavecchia ha in più di un'occasione mostrato le immagini di turisti spaesati, incolonnati sotto il caldissimo sole estivo di agosto e settembre, in attesa di fare il biglietto o di usufruire dei servizi del bar. Abbiamo anche raccolto le proteste dei tanti pendolari che tutti i giorni raggiungono Roma, costretti a vere e proprie odissee per poter andare a lavorare, tra binari sovraffollati e biglietti che in un primo momento, dopo l'incidente del 10 luglio scorso, bisognava fare direttamente sul treno. Acqua passata, visto che da martedì la situazione tornerà alla pseudo-normalità. La stazione ferroviaria di Civitavecchia, visto l'aumento consistente di utenti dovuti ai numeri da record delle crociere, in lizza con Barcellona per il primo posto nel Mediterraneo, ha bisogno da tempo di un restyling totale. Se ne parla tanto, ma nulla sembra muoversi. Chissà che quanto accaduto il 10 luglio scorso non possa accelerare i tempi. Nuovo incendio, il terzo in 14 anni di attività all'interno della centrale a carbone di Torre Valdaliga Nord. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso e a quanto sembra avrebbe interessato uno dei mulini all'interno dei quali viene triturato il carbone. Le fiamme avrebbero investito anche i nastri trasportatori e l'impianto è stato di conseguenza bloccato. A far scattare l'allarme gli efficienti rilevatori di monossido di carbonio presenti nella centrale che hanno quindi consentito l'immediato stop delle operazioni. Enel, in una nota, ha spiegato che il problema ha riguardato un nastro trasportatore e che lo stesso è stato risolto prontamente dal personale tecnico della centrale, sottolineando che Torre Valdaliga Nord è attualmente in funzione. A quanto sembra, proprio per consentire la sostituzione dei pezzi andati danneggiati durante l'incendio e per poter riprendere la produzione del gruppo interessato, attualmente l'impianto non sta funzionando a pieno regime. Uno dei tre gruppi era già oggetto di manutenzione per far fronte alle nuove richieste di maggiore produzione arrivate dal governo in seguito alla crisi energetica internazionale. A questo si è aggiunto adesso quello nel quale si sono sviluppate le fiamme.
e così come era avvenuto nel 2021, anche nell'anno in corso il primato delle crociere nel Mediterraneo si giocherà al photo finish tra il porto di Civitavecchia e quello di Barcellona. Finora ha sempre avuto la meglio lo scalo catalano, che lo scorso anno si impose per soli 2.000 passeggeri in più, ma quest'anno potrebbe arrivare il sorpasso. Sentiamo. Un altro arrivo in volata, ma più significativo rispetto a quello dello scorso anno, perché stavolta si viaggia su volumi di passeggeri molto più grandi e ancora testa a testa tra i porti di Civitavecchia e Barcellona per il primato nel Mediterraneo nel settore delle crociere. Nel 2021, anno pesantemente condizionato dalla pandemia, con un movimento ridottissimo di turisti, lo scalo marittimo catalano ebbe ancora una volta la meglio, confermando una leadership mai scalfita. Una conferma che arrivò sul filo di lana, visto che Barcellona chiuse i 12 mesi con 521.000 croceristi contro i 519.000 di Civitavecchia, quindi appena 2.000 in più. Nel 2022 si è tornati quasi ai livelli prepandemici e la lotta rimane comunque accesissima, visto che nel terzo trimestre dell'anno Civitavecchia ha praticamente colmato il gap che la vedeva indietro di poco meno di 40.000 unità dopo i primi 6 mesi. Al 30 settembre scorso, infatti, il porto spagnolo continuava a guidare la classifica con 1.660.000 croceristi, soltanto 4.000 in più rispetto al porto di Roma, che nei primi 9 mesi dell'anno ha raggiunto quota 1.656.000. E siccome il mese di ottobre e anche quello di novembre stanno facendo registrare numeri molto significativi, il sorpasso, atteso da sempre, potrebbe davvero concretizzarsi entro il prossimo 31 dicembre. Si tratterebbe di un risultato dal valore certamente simbolico, ma comunque importante nel panorama internazionale, perché suggellerebbe il ruolo assunto dallo scalo civitavecchiese nel mercato delle crociere. Un risultato che avrebbe comunque la sua importanza anche sotto il profilo strettamente economico per la città. È vero, non si riesce a intercettare la gran parte dei croceristi, ma quanti girano e si muovono per la città assieme ai membri degli equipaggi consentono di respirare a pieni polmoni a molti esercizi commerciali e di ristorazione del centro cittadino. Senza contare gli introiti che restano dentro il porto, alle agenzie e alle imprese marittime, e a Molo Vespucci in primis. Negarlo sarebbe assolutamente scorretto e lontano dalla realtà. Diverso il discorso se si affrontano il problema dell'inquinamento atmosferico e del rapporto dei signori delle crociere nei confronti della città che li accoglie e che gli ha garantito una concessione in esclusiva quarantennale. Nel primo caso il dibattito è aperto, nel secondo, alla luce del nulla in termini di sostegno alle attività sanitarie, sociali e culturali di Civitavecchia, è meglio continuare a stendere non un velo ma un piumone pietoso, anche perché le responsabilità di questa totale mancanza di vicinanza alle esigenze della città da parte di chi altrove elargisce fondi, contributi e sponsorizzazioni a piene mani non è solo dei colossi delle crociere e della società che li rappresenta in sede locale. Intanto domani approda Civitavecchia la Seascape, l'ultima nata del gruppo MSC, varata mercoledì scorso a Monfalcone nel bacino di Fincantieri alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini. Lunga 339 metri, larga 41 e alta 76, Seascape ha una stazza lorda di oltre 170.000 tonnellate e 2.270 cabine che possono contenere più di 5.600 ospiti e 1.658 membri d'equipaggio. La Seascape rappresenta la seconda unità di classe Seaside Evo che diventerà l'ammiraglia della flotta MSC Crociere. Il miliardo di euro di investimento effettuato, si legge in una nota della compagnia armatoriale, rientra in un pacchetto di 7 miliardi complessivi per la fornitura di 10 navi. Numerose le funzionalità a bordo, oltre ai 13.000 metri quadrati di spazi esterni con lounge bar e ristoranti all'aperto, piscine e aree per rilassarsi e prendere il sole. Nuove nubi si addensano sul porto e questa volta, come già accaduto in passato, a stare in ansia sono i lavoratori e le lavoratrici di PAS. A dichiararlo è Unione Popolare per De Magistria, che parla della questione con l'avvicinarsi della scadenza fissata per la convenzione dei servizi di sicurezza dei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, affermano da UP. Si susseguono da giorni voci insistenti, non proprio rassicuranti, sul futuro occupazionale dei dipendenti di PAS. Non è un caso quindi che a fronte di questi rumors i sindacati USB e Cobas abbiano giustamente richiesto chiarimenti
riferimenti all'autorità di sistema portuale, socio unico di PAS e unico soggetto concretamente in grado di fornire chiarimenti in merito alle prospettive salariali e occupazionali di decine di lavoratori e lavoratrici. Il silenzio assordante che proviene da Molo Vespucci ci inquieta e ci fa riflettere. Non vorremmo infatti che si gettasse tutto il peso delle annose criticità di PAS soltanto sulle spalle di chi lavora e garantisce la sicurezza delle banchine. E continua a calamitare l'attenzione del pubblico televisivo di tutta Italia la vicenda dei presunti maltrattamenti di un anziano signore di Civitavecchia nei confronti del marito novantenne. Ormai ogni giorno il caso viene trattato nei programmi televisivi nazionali. Ieri pomeriggio si è giunti al massimo della contemporaneità tra la vita in diretta e pomeriggio 5, ma sentiamo. Civitavecchia riempie i pomeriggi degli italiani. È ormai diventato un tormentone del preserale televisivo la vicenda dei presunti maltrattamenti dell'anziana moglie all'altrettanto anziano marito che tiene banco da giovedì della scorsa settimana, da quando cioè i carabinieri hanno fatto scattare la denuncia nei confronti della donna. Come spesso avviene in questi casi, la notizia, prima trattata solamente in ambito locale, ha poi cominciato a fare il giro delle agenzie di stampa, arrivando nelle redazioni delle trasmissioni della cosiddetta TV Verità, ovvero di quei programmi che sia durante il mattino che nel pomeriggio intrattengono il popolo degli anziani e delle casalinghe che si trovano in casa. Quale migliore storia da raccontare quindi se non quella che riguarda due anziani, con peraltro la donna nei panni del presunto carnefice e l'uomo in quello della presunta vittima? Ieri si è poi raggiunto l'acme, visto che nello stesso momento su entrambe le trasmissioni di punta del preserale, ovvero La vita in diretta su Rai 1 e Pomeriggio 5 sull'ammiraglia delle reti Mediaset, la vicenda veniva trattata in contemporanea. Su Rai 1 veniva ricostruita per l'ennesima volta la vicenda e mostrate nuove immagini, a detta dei cronisti inedite, riguardanti lo sgabuzzino dove sarebbe stato tenuto l'anziano durante la notte. Su Canale 5 Barbara D'Urso intervistava a lungo il figlio della coppia, in pratica colui che ha fatto esplodere il caso andando a denunciare ai carabinieri e alla polizia locale la situazione in cui si trovava il padre. E nelle ultime ore, da un doloroso caso di cronaca nera, la vicenda si sta trasformando in un violento scambio di accuse tra madre e figlio, con sullo sfondo, tanto per non farsi mancare nulla, questioni di carattere economico. E in seguito alla nostra richiesta d'accesso agli atti abbiamo ritirato la documentazione relativa al polo alimentare coperto, un progetto diviso in due stralci, il primo relativo a Piazza Regina Margherita dove si prevede una riqualificazione che vede differenze minime rispetto al progetto dell'amministrazione 5 Stelle, il secondo stralcio invece conferma la progettazione di un centro commerciale a due piani su Piazza 24 Maggio e inizia così una nota del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che torna sulla vicenda caldissima in questi giorni. I pentastellati spiegano anche che nel 2019 Tedesco e i suoi revocarono un progetto di riqualificazione del mercato frutto di un lungo processo di condivisione. Questo giochetto di revoca e riavvio del processo è costato, dichiarano dal movimento, solo per ora 25.000 euro per lo studio di fattibilità e 175.000 per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva che già è approdato alla stazione appaltante. A questi costi vanno aggiunti quelli dei materiali che in questo triennio sono praticamente triplicati. Questo progetto, che potrà essere realizzato solo in parte, è un'altra dimostrazione dell'incompetenza di questa giunta. Mattinata di protesta per alcuni studenti degli istituti cittadini, si tratta di una grande mobilitazione nazionale organizzata dalla rete degli studenti medi contro la politica sull'istruzione del governo Meloni, in particolare in merito alla proposta di riforma avanzata dal ministro Valditara. Il corteo a Civitavecchia è partito dal Parco della Resistenza per concludersi come di consueto a Piazza Fratti. Intanto un primo passo per gli studenti è stato compiuto perché al liceo Guglielmotti è in arrivo un contributo sostanzioso dalla città metropolitana in seguito ad alcune criticità riscontrate. Ma vediamo l'intervista, sentiamo. Avete organizzato una protesta, quali sono i motivi? Allora, questa manifestazione è una manifestazione nazionale organizzata dalla rete degli studenti medi, quindi ci sono state mobilitazioni in tutta Italia, specialmente nel Lazio e anche a Civitavecchia ovviamente non siamo stati da meno e questa manifestazione è stata organizzata contro le istanze appena, diciamo,
prese da questo nuovo governo per l'istruzione, ovvero l'aggiunta della parola merito accanto al Ministero dell'Istruzione, che secondo noi appunto non è una cosa giusta, proprio perché prima di parlare di merito bisognerebbe parlare di inclusione, cosa che non è garantita all'interno della scuola, e questo merito è soltanto qualcosa che va ancora di più a creare delle disparità all'interno della scuola e creando un sistema, diciamo, classista, elitario, premiando solo appunto chi viene considerato più meritevole rispetto invece alle altre persone che magari non hanno le stesse disponibilità, non hanno i privilegi di quelle persone che riescono ad arrivare a determinati risultati. Invece di adattare appunto il sistema scolastico anche alle persone che fanno più difficoltà, vengono lasciate indietro, come vediamo ogni giorno all'interno delle nostre scuole. In più, diciamo che abbiamo riadattato questo corteo anche per i nostri territori, quindi Civitavecchia in questo caso, insomma, perché in questi giorni abbiamo riscontrato molte problematiche all'interno delle nostre scuole, ma già dall'inizio dell'anno, proprio perché ieri era la giornata per il diritto allo studio per tutti gli studenti e le studentesse del mondo in generale. Quindi vi aspettate, insomma, di ricevere delle risposte da chi di dovere, e in caso siete pronti a fare altri sit-in? Assolutamente sì, e in realtà abbiamo una buona notizia, ovvero che dopo questa manifestazione ci siamo messi in contatto con Città Metropolitana, e dopo un altro avvenimento molto grave nel liceo artistico Guglielmotti, sempre qua di Civitavecchia, dove è caduto un proiettore, una LIM in classe, prendendo di striscio il professore, abbiamo appunto contattato Città Metropolitana e sono stati appunto approvati 2 milioni che verranno dati al Guglielmotti. Quindi abbiamo vinto, insomma. Un piccolo passo. Esatto. E con il progetto Pack Your Back, la Proloco Cittadina intende organizzare una serie di iniziative per avvicinare le giovani generazioni al mondo dei mestieri e delle professioni. Per sabato prossimo è prevista un'iniziativa volta alla conoscenza del mondo rurale e del lavoro agricolo. I bambini prenotati dai 6 ai 12 anni saranno ospiti della tenuta del Gatto Puzzo, bella azienda agricola cittadina specializzata in coltivazioni ortofrutticole in serra e in campo aperto. A conclusione della narrazione a tutti i partecipanti verrà offerto un piccolo gadget e una golosa e genuina merenda. L'appuntamento è per domani dalle 15.30 alle 17.30 presso la tenuta del Gatto Puzzo in via Don Milani. Intanto l'assessore ai servizi sociali Cinzia Napoli comunica che l'assessorato ai servizi sociali erogherà dei contributi economici a titolo di rimborso per l'iscrizione e la frequenza ad attività sportive da parte di persone in condizioni di disabilità residenti a Civitavecchia, al fine di contribuire alla spesa sostenuta dalle famiglie. Le attività dovranno essere state svolte nel periodo gennaio 2022-dicembre 2022 presso società sportive affiliate a una federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI o presso associazioni sportive aderenti o configuratesi quali enti di promozione sportiva. Gli interessati dovranno presentare domanda entro le 12 del 31 dicembre. Potete trovare tutte le informazioni nell'articolo su www.trcgiornale.it. E proseguiamo con lo sport, iniziando dalla pallanuoto. Prima trasferta fuori regione per la NC Civitavecchia in Serie A2. Domani alle 17.30 i rossocelesti faranno visita alla piscina delle Naiadi per affrontare il neopromosso Pescara. Di fronte alla squadra di Aurelio Baffetti e Marco Pagliarini, un'avversaria senza particolari apici ma con un gruppo coeso e collaudato. Romiti e compagni si presenteranno in Abruzzo, fieri del primo successo stagionale, e hanno le carte per poter acciuffare anche i primi punti lontani da casa. Pallavolo, ancora uno scontro salvezza casalingo per la 3PC Civitalad in Serie B2 di volley femminile. Per le 17.30 di domani pomeriggio, porte aperte al Palasport in Solera Tamagnini per la gara contro il Grosseto. Solo un punto separa le due formazioni a vantaggio delle maremmane. La squadra di Luca Ogioni è chiamata a una prova e possibilmente da una vittoria per un segnale ed evitare che la situazione in classifica possa peggiorare ulteriormente. Basket, interrompere la serie di 4 sconfitte consecutive e dare un po' di respiro in classifica. Con questo spirito domani alle 20 la Stemar 90 cestistica andrà a Frascati, formazione che verrebbe agganciata in classifica a quota 6 se dovesse giungere la bella notizia della vittoria. Rossoneri comunque ancora a ranghi ridotti a causa di infortuni e problemi vari.
Palla a mano, dopo due trasferte consecutive in terra siciliana, coincise purtroppo con altrettanto sconfitte, la finestra perfetta Flavioni torna sul parquet amico del Palasport Tamagnini in Solera. Nel quadro della quinta giornata d'andata del campionato di Serie A2 femminile, le ragazze allenate da Patrizio Pacifico ospitano il Conversano, che le precede di 2 punti in classifica generale, vittoria d'obbligo per riprendere una posizione di classifica più tranquilla. Ma sentiamo l'intervista, vediamo. Alessandra Tutudan torna a giocare in casa la Flavioni, che affronta il Conversano, avversario affrontato spesso in questi ultimi anni. C'è da riscattarsi dopo le sconfitte in Sicilia e tornare alla vittoria, quindi. Dopo queste 2 partite che abbiamo, diciamo, sofferto anche a livello proprio fisico, bisogna comunque tornare ad impegnarsi per portare la vittoria a casa. Un aspetto che ti è piaciuto di questa Flavioni nelle finestre perfette nelle prime uscite, un aspetto che va migliorato rispetto alle altre gare che ci sono state? E ovviamente c'è stato l'impegno, però dobbiamo dare ancora di più, perché non è mai abbastanza, e cercare ovviamente sicuramente di stare più unite anche a livello proprio tattico e di squadra. Come ti vedi in questo gruppo? Ormai non sei più una giovanissima, hai diverse ragazze molto più piccole rispetto a te che fanno parte della squadra, quindi ti senti anche un pochino, diciamo così, veterana del gruppo? Sì, diciamo, rispetto agli scorsi anni sicuramente sono un po' tra quelle un po' più grandi, quindi cerco sempre di includere anche quelle più piccole per evitare che ci siano dei mini gruppi. Calcio 5, gara da non fallire per la Futsal Civitavecchia per potersi riportare nelle zone che contano nel girone B di Serie C1 di calcio a 5 maschile. Domani alle 15 i nerazzurri saranno ospiti del campo del Valencia, penultimo con soli 5 punti. Sembrerebbe una missione facile per il gruppo di Umberto Di Maio, che in questa stagione ha però dimostrato di viaggiare spesso sulle montagne russe. E passiamo a una segnalazione che ci arriva da Campo dell'Oro, in particolare dai viaguassatori del Genio. Una nostra telespettatrice e lettrice informa di un problema che si ripete ormai da tempo e che vede la via completamente al buio, con illuminazione quindi assente. Nonostante viviamo assoggettati all'inquinamento Enel e paghiamo bollette salate, spiega la signora, dobbiamo subire queste gravi situazioni. Come di consueto, noi giriamo la segnalazione agli organi di competenza. E a causa di alcuni lavori, domani non sarà garantita la regolare messa in onda del nostro telegiornale delle 12.30. Nella giornata di domani, in particolare la mattina, dalle 7 alle 13, verranno infatti effettuati dei lavori di ripristino dell'impianto di messa a terra della struttura che ospita Telecivitavecchia, pertanto la linea elettrica verrà interrotta nelle stesse ore. Stiamo facendo in modo che il TG mattina vada comunque in onda anche nelle repliche, ma in ogni caso le notizie le troverete nella più ampia edizione serale in onda regolarmente alle 20.15 sempre sul canale 99. E termina qui la nostra edizione con il TRC Giornale. Vi auguro un buon proseguimento di serata, naturalmente di programmi. Arrivederci.